Allora, volevo dire, mi accorgo che tanti detti hanno un senso, tipo figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi. Io ho una bambina media, quindi i cazzi miei sono figli medi, problemi medi. Il problema è che mia moglie è così apprensiva, perché le mamme di oggi sono così apprensive. Questo mi è accaduto l'altro giorno, mi chiama mia moglie, che io, tu sei in giro per Milano a fare le tue cose, e lei, pronto, Andrea, dimmi, già un'ansia che ti suda l'ascella fino all'alcare, dimmi, cosa è successo? La bambina, minchia, appena dice la bambina, cosa è successo? A scuola si è girata un dito, non gli va più il braccio, ha perso la memoria, non cammina più. Minchia, che cazzo succede? Allora, ero in centro, col clacson per Milano, sai quando fai tipo la sirena dell'ambulanza? Beep! La gente pensava che suonasse loro, Pucci, Inter, andate a fanculo! Arriva a scuola, arriva la suora, sua figlia, lei il figlio di Pucci, sua figlia, sì. Arriva mia figlia, amore, cosa è successo? Niente, papà, giocando a pallavolo si è saltato un dito. Normale, non avevo un cazzo. Chiamo mia moglie, dico, perché mi metti sempre quest'ansia? La tua figlia non sta mai ferma. Gioca a pallavolo, che cazzo sta ferma sotto la rete così? Dovrà giocare o no? Totale dice, questi sono dei danni che possono diventare permanenti. Andiamo in pronto soccorso. Stai a casa, prima che tu uccido, stai a casa, vado io. Entro in pronto soccorso, arriva un infermiere, magro, una barba a 200 kg, appena mi vede. Madonna il Pucci! Non sta bene, vuol farsi ricoverare. Si gira, fa, ragazze! Mi giro, neanche una ragazza, solo infermieri uomini. Mi fa, ma cosa è successo? È successo qualcosa a lei? Si spogli, la curo io per tutta la vita. Gli dico, ma no, stai calmo, non c'ho niente io. Mia figlia si è girata un dito. Ah, dobbiamo andare al triage. Che cazzo è il triage? Il triage è il centro di accoglienza per coloro che ne hanno bisogno. Scrivi, centro di accoglienza per coloro che ne hanno bisogno. A fianco a me c'era un extracomunitario, fa, andiamo tutto al triage, dai. Una signora di Catanzaro, che cazzo è sto triage? Aspetta! Devi... Aspetta! Ti danno un colore! Verde! Così e così, non è gravissima la situazione, però se entri a Pasqua, esci il 24 di dicembre. Se entri con una bronchite, ti conviene a te che ti spacchi la tibia, così ti curano la bronchite. Giallo, c'è un cazzo, ma così e così, rosso, è gravissimo. Ci danno un colore verde, entriamo dopo 16 ore, arriva il dottore e fa... stai calmo, meno arroganza, dato che 16 ore che sono là fuori. Lei cos'ha? Niente, mia figlia. Guarda il dito, fa, niente, mettiamogli una stecca. Incuriosito, poi avevo perso così tanto tempo, ho detto, le posso fare una domanda? Dica. Anch'io, visto che lei è un luminare dell'articolazione della mano, ho due dita che dalla nascita sono così, guarda, tutte storie. Lui mi fa, no, questo è un problema congenito. Gli faccio, quindi cosa devo fare? Bisognerebbe riesumare il nonno. Vado a Musocco, apriamo la barra del nonno. C'è il nonno che mi aspettava proprio con le dita così. Ma aspetta! In ospedale ci sono delle situazioni. A fianco a me c'era un signore sdraiato nel lettino da 5-6 ore, 72 anni. Gli faccio, come mai lei è qua? Sto curando le apnee notturne. Bene, i vecchietti sui 75-76 in ospedale scorreggiano liberamente. Cioè si girano e tu, che succede? E lui mascherava la scorreggia, faceva finta ci fosse un gatto, faceva... E intanto scorreggiava, alla fine, cioè una roba impressionante. Arrivava un'infermiera a cambiargli le lenzuola, questo signore qua prendeva delle pastiglie anche per la memoria. Gli fa, allora Giovanni, come va? Giovanni, tutto bene? Giovanni, lui. Ma mi chiami Giuseppe. No, lei si chiama Giovanni, con le pastiglie vedrà che le torna la memoria. Dopo due ore arriva un amico a trovarlo che gli porta il pigiama e gli fa, Giuseppe, come va? Ma mi mandi che mi chiami Giovanni. Comunque... La conclusione di questo pezzo comico è che io pubblicamente, sinceramente, voglio ringraziare gli infermieri che danno sostegno, anche psicologico, i dottori. Non è vero che la nostra sanità è così malvagia. Ci sono delle persone ancora per bene che danno sostegno anche agli anziani. Detto questo, sono sincero, devo scampare perché ho una festa al triage. Ciao! I don't want anything.